ciao ragazzi, Madonna, non prendo la videocamera, ma non so, saranno tipo 3 mesi. Rieccomi su YouTube. Allora, in realtà avrei dovuto fare questo video tanto tanto tempo fa, però sono un po' nervosa, quindi mi toccherò i capelli, vabbè. Ci sono sempre attivissima perché chi mi segue su Instagram lo sa, anche un po' TikTok utilizzo, ma principalmente Instagram. Ogni giorno con story, foto, ormai il mio lavoro è principalmente su Instagram, anche stare in contatto con voi, ma è anche stato il social sempre più immediato per me. Quindi seguitemi su Instagram perché io ci sono sempre. Adesso c'è chi dirà sotto questo video: ah, ma sei tornata, che fine avevi fatto? Nessuno. Ci sono sempre, ogni giorno sono presente, quindi seguitemi su Instagram perché là restiamo in contatto. Vi devo aggiornare sulla mia vita, un po' su tutto, in particolare vi devo spiegare il perché della mia assenza. Prima di iniziare ci tengo a dirvi dei gioielli che indosso perché so che me lo chiederete, sono stupendi, veramente bellissimi. E in particolare ho 3 collane e un bracciale, anche degli anelli, anche degli orecchini. Sono tutti del marchio Purelei che ho scoperto da alcuni mesi e veramente me ne sono innamorata. Sono gioielli argento e oro, sono veramente buoni di qualità e sono, ve li straconsiglio, ragazze. Una promo fantastica per voi perché ho un codice sconto che vi dà il 15% su tutto il sito, così potete approfittare e vederli, veramente indossarli perché sono praticamente gioielli fashion di tutte le VIP, tutte le influencer del momento e sono soprattutto molto di tendenza oltre che di qualità, quindi sono riuscita ad avere una promo speciale per voi che vi dà il 15% su tutto il sito, quindi anche su tutti i modelli che indosso io adesso e vi lascio il link nel box informazione. Adesso ve li faccio vedere più nel dettaglio, però sappiate che dal link nel box informazione accedete direttamente alla promo, quindi cliccate su quel link e risparmiate il 15% su tutto il sito. Sono veramente favolosi, io li amo e veramente, cioè ormai utilizzo sempre questi, visto che me lo chiedete sempre anche su Instagram, vi faccio questo video così rimane qua per voi, potete vedere tutti i miei modelli preferiti. Adesso ve li faccio vedere anche da vicino, sono veramente belli, bellissimi. Ragazzi, adoro questi gioielli, guardate, monetine, lettera e catena e anche gli orecchini sono stupendi, anche gli anelli. Vedete, l'ho tolto per farvi vedere questi due orecchini quanto sono belli. Questo è uno, questo è l'altro. Qui sono proprio gli ultimi usciti e visto che li sto sistemando, sto facendo una pulizia, sto sistemando tutto nella mia cassettiera, vedete qua sono nel mio studio e praticamente mi sono munita di questi scatolini per sistemarli. Adesso approfitto che ve li faccio vedere un po' perché ce ne sono tantissimi bellissimi, poiché avete la promo del 15% di sconto, approfitto per farveli vedere, sono veramente veramente pazzeschi. Come potete vedere sono pazza per l'oro, infatti questi qua sono sempre Purelei, sono tutti Purelei, sono pazza di questi gioielli, guardate, mi piace indossarli così, sono tipo delle fedine, anche questi qua. Questo è un anello che vi è piaciuto tantissimo anche su Instagram, adesso avete l'opportunità di averli tutti scontati, sono buonissimi questi gioielli. Vi faccio vedere i miei preferiti, oltre a questi qua, che poi mi piace abbinare con i vari cerchietti, tutte le misure. Questo anello anche stupendo, ragazzi, guardate quanto è bello e vi arrivano tutte in queste scatoline stupende con i loro sacchettini, sono proprio di qualità. Io sono patita per loro e questo è il bracciale abbinato alla collana che ho oggi, sono tutti i bracciali, i cerchi sono tantissime misure, anche quest'anello qua mi piace tantissimo. Questi cerchi ho fatto delle foto su Instagram in tantissime, anche mi avete chiesto, anche questi. Questi fanno parte della collezione, questa vintage con l'ape. Le letterine, vedete, mi sono fatta sia la C di Carlita che la D di Daniel. Guardate questo girocollo, quanto è bello, quanto brilla. Ho preso qualcosina anche d'argento, questo l'ho ripreso anche argento l'anello. E questo è anche un anello che mi chiedete sempre. Sono tutti Purelei. Poi io sono pazza di queste catene. Infatti sono bellissime. Questo invece è il set della Madonnina, anche molto bello. Questa invece è quella che è uscita per San Valentino con i cuoricini, anche molto bella. Questa la amo. Comunque, questi sono i gioielli che io indosso sempre. Adesso li sto sistemando. Anche questo qua,
Guardate quanto è bello sto cerchiettino, si portano tantissimo, anche mettere più cerchiettini di varie misure, infatti, e ci sono anche quelli finti, tipo se non avete i buchi. Comunque io adesso sto sistemando, li sistemo tutti qua, se avete un metodo migliore per sistemarli ditemelo e vi lascio il link del sito dove avete la promozione col codice Carlita15, risparmiate tantissimo, veramente ve li straconsiglio, ci sono veramente anelli, collane, orecchini di tutti, cioè per tutti i gusti e sono stupendi, quindi approfittate anche le letterine, prendetele, sono belle e non scoloriscono mai, veramente sono stupendi. Se gli è viva, guardate qua, sono troppo fiera di me. Ho sistemato tutti i gioiellini qua dentro, sono molto comodi questi qua, comodissimi, e soltanto i cerchi, quindi gli orecchini, i cerchi comunque non ci vanno e l'ho lasciati nel sacchettino. Adoro, sono troppo soddisfatta del mio ordine. Che bello, che bello, che bello. No vabbè, sono troppo fiera. Ragazze, eccomi. Allora, vi volevo un po' aggiornare perché è vero che comunque sto principalmente su Instagram, però mi dispiaceva comunque avervi abbandonato così senza darvi comunque delle spiegazioni. In realtà il motivo principale per cui comunque sono sparita, ecco che mi arrivano notifiche, reale, più semplice, è proprio che non riesco a gestire tutto. Può sembrare strano, però soprattutto con un bimbo piccolo io ho bisogno di tanto tempo per YouTube, è un social che ha bisogno veramente di più tempo, perché se si pensa solo al tempo di registrazione, innanzitutto le idee dei video, poi la registrazione, poi il montaggio, poi il caricamento, richiede veramente tanto tempo. E invece Instagram è molto più immediato, perché registri una story, se a volte alcune richiedono anche comunque dei, ad esempio degli ADV che richiedono dei montaggi particolari, video comunque che richiedono più tempo, però è molto più immediato, quindi è una questione di tempo, perché comunque sono veramente molto molto impegnata H24 con il mio lavoro, non solo comunque di influencer ma anche per lo shop online, no? Per Carlita Shop. Quindi poi, vabbè, adesso ve lo dirò nel corso del video, sto lavorando a tantissime cose, a tantissimi nuovi progetti lavorativi e anche personali, e quindi praticamente vivevo praticamente solo con videocamera e cellulare in mano. E poiché comunque chi è mamma lo saprà che i primi mesi, ma anche i primi anni dei bimbi non tornano più, veramente sono momenti speciali, io ho ridotto tantissimo, cioè non è che ho ridotto tantissimo, ho cercato di avere una vita normale, quindi di essere anche mamma, quindi se ho comunque del tempo preferisco lavorare un po' di meno, perché comunque poi quello che resta nella vita è questo, sono anche i ricordi e il tempo che comunque dedichiamo alle cose che amiamo, in primis la famiglia e comunque i figli. Quindi ecco, questo è il motivo principale. Poi un altro motivo è anche perché comunque YouTube nell'ultimo periodo non mi soddisfaceva, perché vedevo comunque delle dinamiche che non mi piacevano. Esempio, il dover per forza per emergere, per farsi vedere, creare delle copertine ad hoc. Io adesso vedo anche, ancora ogni tanto guardo, ma guardo pochissimo video su YouTube, vi dico la verità, anche se prometto che da questo video vorrei riuscire ogni tanto a farne, non vi dico spessissimo, ma vi dico che vorrei riuscire ogni tanto a farne per restare in contatto con voi, però vi dico, ogni volta mi capita di vedere magari delle copertine di video, diciamo cose che io ho fatto e rifatto per anni, le copertine, fare finta di piangere, cosa che anche io farò in questo video, metterò una copertina così, perché so le dinamiche che ci sono e so che purtroppo YouTube non manda i video agli iscritti, penalizza i video di contenuto, ma valorizza i video di trash, di pettegolezzi, di insomma un po' più stupidini. Quindi purtroppo è cambiato YouTube negli anni e un po' ci siamo adattate, un po' tante di noi, anche le mie colleghe, si sono un po' stufate, quindi hanno cercato un po' di crescere, quindi abbiamo avuto una grossa crescita dedicandoci anche a cose nostre personali, come può essere stato per me la creazione dei miei libri, del mio shop online,
i progetti lavorativi a cui sto lavorando adesso, quindi vi dico che ho delle cose a cui sto lavorando molto molto belle lavorativamente parlando, e sicuramente ve lo comunicherò qua su YouTube, farò un bel video per comunicarvelo, quindi restate connessi. Personalmente non è stato un anno facile, vi dico anche questo, è stato un anno duro sia per il Covid, per tutto quello che abbiamo passato, ancora oggi siamo veramente tutti in crisi, quindi io sono con voi anche su Instagram, vi dico seguitemi perché mi impegnerò comunque in questi giorni a tenervi compagnia, non solo con post e story ma anche con dirette, video in cui più possiamo interagire e tenerci compagnia, ecco, quindi l'impegno verso di voi da parte mia c'è sempre, questo lo posso assicurare, però voglio comunque dedicarmi comunque a mio figlio, dando il tempo che gli spetta, quindi se ho 2-3 ore libere preferisco non fare la nottata, montare i video, ma stare con lui nel letto a farci le coccole, ed ecco, detto molto semplicemente. Non è stato un anno facile perché è stato un anno difficile sotto vari aspetti, molto molto duro. Ovviamente io non sono una che si piange addosso, lo sapete, non l'ho mai fatto, non ho mai raccontato difficilmente problemi, momenti no, cerco sempre di mantenere allegria, infatti anche su Instagram vi trasmetto sempre positività, però vi dico che fortunatamente sempre con i denti e con la forza che mi contraddistingue, con l'amore delle persone che mi vogliono bene, sono riuscita a affrontare veramente molte difficoltà. È stato un anno non semplice, però non mi voglio piangere addosso perché è stato un anno non semplice per tante persone. Fortunatamente abbiamo la salute, che è la cosa più importante quest'anno, quindi qualsiasi difficoltà di altro genere non è che non è importanza, ognuna di voi se ha un problema è importante, ovviamente ha un valore, però io sono una persona che dà molta importanza alla famiglia, all'amore, agli affetti, alla salute, quindi dico sempre quando c'è la salute c'è tutto, che poi in realtà è così, può sembrare banale, però in realtà è così, perché E dobbiamo comunque ringraziare che stiamo bene, che siamo in salute, che abbiamo i nostri affetti, io ad esempio la mia famiglia, infatti volevo anche mettervi qualche piccolo frammento, so che siete legati anche alla mia famiglia, siete legati a Dario, ai miei genitori, a Daniel, quindi volevo proprio mettervi qualche piccolo frammento, ma proprio poco, perché poi la sapete che la mia vita personale mi piace comunque viverla in privato, su YouTube mi sono esposta tanto e non lo rinnego, non assolutamente non mi pento, però sapete, avete visto il mio cambiamento, quindi se devo pubblicare qualcosa di personale preferisco farlo su Instagram perché c'è un pubblico un po' più selezionato, un po' più, c'è anche un po' più di riserve nel pubblicare delle offese, delle critiche, lo sapete, quindi mi sento un po' più a mio agio. Questo è quanto, però mi faceva piacere farvi sapere che stiamo tutti bene, che siamo bene, che volevo condividere con voi che Daniel sta crescendo, adesso ha 17 mesi ed è un bimbo bellissimo che ci dà tantissime soddisfazioni, veramente più andiamo avanti più cresce il nostro amore per lui, più ci dà gioia, più veramente non so, la vita diventa proprio bellissima grazie a lui, quindi è proprio tutto ciò che, cioè, non so, non possiamo desiderare un bimbo più bello, buono, dolce, ubbidiente, simpatico di lui, quindi però vi dicevo, se devo pubblicare una story nostra personale su Instagram magari so anche che nelle 24 ore poi sparisce, invece qua su YouTube ci sono continuamente questi commenti, devo tenerli sotto controllo perché c'è continuamente gente che dice cattiverie, offese, quindi è diverso, voglio restare in contatto con voi per aggiornarvi sui vari traguardi della mia vita, sia lavorativi ma anche personale, ad esempio sulla casa, sapete che stiamo veramente procedendo con la casa, con i lavori, dopo più o meno un anno, anche qui abbiamo avuto un sacco di problemi, chi ha affrontato questi acquisti di case, ristrutturazioni, sa che anche questa pandemia non ha portato cose positive, quindi
È stato un anno molto difficile, però ce la stiamo facendo e dopo un anno, veramente un anno di problemi, progettazione e tutto, perché comunque è una villa molto grande, lo sapete, iniziano i nostri lavori e vi porterò con me su Instagram, vi porterò con me nell'immediato a farvi vedere, man mano vi chiederò anche consigli sulla ristrutturazione, sull'arredo, dobbiamo fare tutto, ma anche qua su YouTube vorrei farvi dei video per mostrarvi appunto, per chiedervi consigli e mostrarvi anche come procede questa cosa. Quindi sicuramente posso utilizzare questo strumento di YouTube, anche perché poi mi sembra un po' inutile mettermi là a fare questi vlog, queste cose che mostrare sempre queste cose, non lo so, vi dico la verità, voglio avere qualcosa di bello da farvi vedere, quindi ho pensato che questo argomento della casa vi può piacere, qualche video che vi porto con me in questa cosa, fatemi sapere nei commenti, fatemi sapere se avete idee, cose che vi vorreste vedere, dei video. Ovviamente non chiedetemi nulla di super complicato, stando a casa, perché siamo in zona rossa, quindi non è che cosa posso fare, chiedetemi cose semplici, perché non posso assolutamente dedicare tantissimo tempo e toglierlo a Daniel, quindi questo è quanto, mi fa piacere farvi vedere lui. Infatti adesso la smetto di parlare e vi lascio un po' di immagini, vi porto con me e vi faccio vedere un po' della mia famiglia, di Daniel, quindi così vi potete un po' insomma restare aggiornati, no? E vi fa piacere condividere questi miei bei momenti con voi. Detto ciò, volevo sapere voi come state, volevo sapere se avete, se vi volete sfogare con me, mi volete lasciare un commento, insomma quest'anno è un anno molto particolare, quindi volevo farvi sentire la mia vicinanza e dirvi che comunque ci sono, anche per chi non mi segue su Instagram, fatemi un account Instagram, però se comunque non ve lo fate, io cercherò comunque di restare in contatto con voi attraverso qualche video e sicuramente quando caricherò questo video leggerò tutti i vostri commenti, quindi risponderò a tutte le vostre domande. E niente ragazzi, vi mando un bacio grande, mi ha fatto piacere di sentirvi, di parlare con voi, vi ricordo il codice Carlita15 per Purelei, che è veramente un bellissimo sito che ha veramente gioielli bellissimi, li ho da mesi e sono intatti e sono molto molto di moda e di tendenza, ci sono tantissimi modelli, quindi vi potete fare anche un regalo o un autoregalo per la festa della donna che ormai è passata, per la festa della mamma, insomma per qualsiasi ricorrenza, il link lo trovate nel box informazione, vi mando un bacio, ciao! Ragazze, comunque un'altra novità è questa, che mi sono fatta gli occhiali da vista, perché sono una ciecata. Finalmente ce l'ho fatta a farmi gli occhiali, vi piacciono i miei occhiali? Adoro, perché sono miope ragazze, praticamente io non so sta cosa. Ditemi se indossando sempre gli occhiali aumenta o peggiora la miopia, perché io sapevo se indossandoli sempre peggiorava. Però praticamente non le ho messe tipo per un anno e mi è aumentata tantissimo la miopia, quindi adesso le devo indossare, mi sono fatta questa forma allungata. Adoro, mi piace un sacco, vabbè. Comunque, tra le altre cose vi volevo dire che anche su caritashop.com abbiamo la promo, perché abbiamo la promo della festa della donna che sarà attiva tutta la settimana, quindi col codice festa della donna avete il 20% su tutto, quindi approfittate. E adesso vi faccio vedere qualche prodottino nuovo che sto utilizzando io per il viso, perché ho una pelle bellissima, sto utilizzando delle novità. Sapete che utilizzo sempre prodotti naturali e i benefici si vedono, perché come sapete ho 55 anni e sembra che ne ho 25, ovviamente sto scherzando, però comunque insomma l'età c'è, però ho una bella pelle, non mi posso lamentare, quindi vi straconsiglio questi prodotti su caritashop.com, festa della donna, 20% su tutto il sito. Ragazzi, allora, tre semplici prodottini, anzi quattro, che vi voglio straconsigliare, che veramente mi stanno piacendo, mi hanno migliorato tantissimo la pelle, ma proprio tanto. Questo è, ovviamente avete il 20%, quindi col codice festa della donna approfittate perché risparmiate un botto. Questo è il siero di giovinezza all'acido ialuronico, effetto botox istantaneo, è favoloso, fa proprio un effetto rimpolpante, riempitivo, la pelle diventa subito più bella. Veramente, veramente, io ve lo straconsiglio, anche perché con lo sconto risparmiate un botto.
E questo è il secondo, guardate se vi dico bugie, mi è piaciuto talmente tanto che l'ho ripreso, è buonissimo. Vi metto tutti i link nel box informazione. Poi questi due prodotti al fungo Reishi, veramente su caritashop.com stanno andando a ruba, sono pazzeschi, perché questo è il fungo dell'immortalità, sono veramente, questo è quello del viso e questo occhi e labbra. Sono buonissime, anche questi qua idratano ma non ungono, sono leggerissimi e fanno effetto proprio pelle perfetta, idratata, luminosa, sono buonissime. E c'è anche la maschera, queste maschere costano pochissimo e poi col codice sconto risparmiate ancora di più, sempre della linea Reishi di Dr. Organic, e le comprate tantissimo su caritashop.com perché proprio costano poco. Sono buonissime ragazze, questa la potete fare anche ogni giorno, perché è una maschera idratante, illuminante e perfezionante ed è buonissima, e sono appunto così in bustine. Ma vi dico che cioè, questa linea Reishi assieme a questo siero gocce di giovinezza, la pelle me la stanno proprio migliorando tantissimo. Ragazze, oltre alla zona rossa si mette anche questo tempo, guardate qua che nuvoloni, proprio mamma mia, una depressione proprio. Però vabbè, ci consoliamo con Daniele, con i nonni, adesso vi porto con noi così vi faccio vedere qualche filmato che vi porta un po' di positività. Festa della donna! Guardate qua, belle mimose, spaghetti, ostriche, wow! E chi c'è qui? Dici qualcosa di intelligente? Mamma, mamma ti amo. Bellissimo, zuppetta di pesce, frutti di mare, pesce, gamberi, calamari con freselle e pane. Se guardate qua vicino alle mimose che Dario ha portato a mamma, ai cioccolatini, ci sono le torte di ricotta e pera che mia mamma ha preparato per noi, l'ha messa in frigo. Mi faceva troppo simpatia il fatto che avesse preparato una mini torta ricotta e pera, guardate qua, per Daniel, perché alla fine poi è light, perché l'ha fatta solo con la ricotta, lo yogurt e biscotti se non erro, e la pera ovviamente. E quindi adesso per merenda gli daremo questa a Daniel, era troppo carina sta cosa. E se volete la ricetta venite su Instagram, perché in questi giorni la pubblicherò. Instagram Carlita Dolce, come sapete io sono sempre attiva ogni giorno su Instagram, invece qui su YouTube è un po' più difficile. Guardate che bellini, la moto, cioè il motorino, anzi no, questa è proprio la Vespa di Daniel, e il triciclo. Due nuovi giochi che ha avuto al suo compleanno, proprio che ha avuto anche la macchinina, noi gliel'abbiamo conservati per non dargli tutti insieme, glieli stiamo dando un po' alla volta, quindi oggi gli diamo questi due. Evviva, sono troppo belli. Daniel è qua a casa di mamma, anche la collettina, perché spesso siamo qui, quindi lui dorme lì. Troppo bello. E come suona la pianola? Fai vedere. È che non suona più. Che è successo? È scaricata? Vado, se l'è uscita. Che è successo? Qua? Un po' vecchia, perché ha 15 anni questa pianola, è vero? 15. Di più? Ma non ho 15 anni io. Ti piace a mamma? Questa è la pianola di mamma. Tiene 30 anni. Che te ne potete avvicinare? 40 anni, 45 anni. Vabbè, non ci soffermiamo su questa cosa, ha una quindicina d'anni come me, 20, una ventina. C'è anche Molly. Devi chiudere, perché chiudi? Senti, senti, lo vogliamo dire chi è Daniel? Daniel, chi è Daniel? Vieni qua. Vogliamo dire? E chi è Daniel? Fammi vedere, fammi vedere. Vieni qua. Daniel, vieni qua. E chi è Daniel? Chi è Daniel? Daniel, chi è? Sei tu! Bravo!